momento stiamo facendo un laboratorio sugli stucchi, dove stiamo riproducendo degli stucchi in gesso con il metodo che precedentemente ci ha spiegato Francesco, che è il nostro tutor. Tra le altre cose abbiamo visitato i laboratori di marmi lapidei, dove abbiamo osservato nelle opere presenti la stratificazione degli strati preparatori, come abbiamo fatto noi, abbiamo creato dei provini a fresco, stratificando prima sul supporto una base in malta e poi l'intonaco. Siamo qua di fronte alla torre dell'orologio della Reggia di Venaria Reale per intervistare alcuni turisti che visiteranno oggi la Reggia e le mostre all'interno. Io ho scelto di partecipare al gruppo sui social perché fin da piccola il mio sogno era quello di diventare una giornalista e infatti mi sono unita al gruppo che ha il compito di andare a intervistare i visitatori della Reggia. Chi siamo noi? Servizio Educativi! Siamo occupati di rielaborare i pannelli descrittivi delle varie sale della Reggia di Venaria per i bambini e in particolar modo per i ragazzini, i bambini del biennio, quindi prima e seconda elementare. Primo giorno abbiamo visionato i vari pannelli nella Reggia di Venaria e ci siamo occupati di rielaborare le descrizioni in modo più chiaro e più semplice. Questo servirà per rendere più piacevole la visita ai bambini di scuola primaria, soprattutto di prima e seconda elementare. Occupati della ricerca all'interno dei manuali. All'interno di questi manuali sono presenti tantissimi fascicoli, li abbiamo catalogati, li abbiamo letti per poi svilupparne i contenuti in modo più tecnologico su un computer con una presentazione PowerPoint. Questi sono i campioni che noi abbiamo fatto nei giorni scorsi. Le passo? Preside. Sono campioni in resina di alcune stratigrafie che abbiamo fatto. Abbiamo messo su un vetrino, poi abbiamo prelevato i campioni con un bisturi e poi abbiamo preparato la resina il giorno prima perché ci vuole un giorno di tempo che si asciughi. E poi abbiamo levigato tutto quanto, l'abbiamo lappato con una macchina che si chiama la lappatrice. Praticamente si leviga sulla carta vetrata il campione in resina. Infine poi abbiamo visto le stratigrafie, cioè gli strati di colore depositati uno sopra l'altro. Le 9 stanze rappresentano le imprese, fatiche umane. Successivamente si passa nell'alto corridoio in fondo tramite uno spazio, una stanza buia in cui si farà capire al visitatore il passaggio dalla natura umana alla natura divina, per poi finire con 7 stanze in cui si presentano le imprese divine e i colori saranno in modo crescente da colori chiari fino ad arrivare a colori di media tonalità. Ci occupiamo di organizzare e strutturare una mostra sul mito di Ercole. Stiamo suddividendo il mito nelle parti divine e in quelle più umane. Ieri siamo andati a visitare la mostra fatta in Italia della Reggia, che si incentrava su Made in Italy e sui prodotti fatti in Italia dal Rinascimento fino ad oggi, soprattutto per guardare e capire l'aspetto dell'organizzazione in sé della mostra, dei materiali, della sicurezza. Ho rivalutato molto il mio futuro perché ho trovato questa settimana, il lavoro che abbiamo fatto questa settimana, molto interessante, e quindi mentre magari fino a una settimana fa avevo un progetto per il mio futuro, adesso sto rivalutando tutto. Il lato teorico è affiancato anche da un lavoro pratico che ci permette proprio di immedesimarci nel lavoro dei restauratori. Lavoriamo insieme a studenti di altre scuole, quindi riusciamo a interagire con altre realtà. Questa sorta di mescolanza ti permette di stare assieme a persone che non conosci, che hanno anche punti di vista diversi dai tuoi, e quindi scoprire un nuovo mondo, una nuova realtà. Ognuno ha dovuto assumersi un compito e portarlo a termine e prendersi anche delle responsabilità.
parecchio interessante almeno dal mio punto di vista, in quanto educa a crescere molto più forse di una scuola in così breve tempo, poiché si affianca da figure professionali e che ti guidano passo passo. E a differenza dei professori si ha un impatto molto più diretto, in quanto ci si deve rapportare subito con loro. Forse è questo l'incontro col mondo del lavoro.